Senza il reddito di cittadinanza nel 2020 ci sarebbero stati 1 milione di poveri in più. I dati sono dell'INPS, ma riportati da Banca Italia. L'introduzione del reddito di cittadinanza per l'istituto è stata una tappa significativa nell'ammodernamento del welfare del nostro paese, anche se la misura non manca di aspetti critici, ma con la riforma c'è il rischio di un aumento della povertà. E Banca Italia, così come la Corte dei Conti, lanciano anche un allarme sulle norme su contanti e POS. Non sono coerenti con il PNRR e con l'esigenza di continuare a ridurre l'evasione fiscale.